malattia, no? Comunque questa grande contaminazione di culture, questo modo di pensare, va in conflitto un po' con le nostre abitudini, no? Sapete che adesso vogliono togliere il crocifisso dalle scuole, ma noi siamo cresciuti col crocifisso, con la preghierina. Suonava la campanella a scuola, facevi la preghierina e uscivi. Adesso ho capito perché il nostro Signore a croce si è portato da solo. Più che al Calvario, e era il trasloco, dice, ho capito come va a finire, dai, già me la pio, me la porto via. Ora, parlando di religione, il rispetto deve essere per tutti, non c'è differenza. La scuola è la base dell'educazione dei nostri figli. In realtà oggi, come oggi, è diventato il luogo della confusione. Ma se tu disgraziatamente vai a prendere tuo figlio e sei il primo, parcheggi, oh, sono il primo. Beh, una cosa geniale ha fatto. Arrivano l'altro, guarda come ridono, lo sanno tutti, te cominciano a parcheggiare dietro da tutti sopra la macchina, non mi ha aperto il cofano, ma ha messa di punta col muso così. Sei il primo, ma sei l'ultima sci. Io dopo 3 ore aspettavo la signora, ma anche a strada, dico, signora, sono 3 ore. Dice, no, stavo aspettando che usciva mio figlio. Dal parto, signora? Usciva? Quanti chili, eh? Sono 9 mesi che sto qua. Genitori davanti alla scuola che spingono a prendere i figli. Io sto sempre dietro, non mi vedo mai, purtroppo l'altezza è quella. C'era mio figlio che mi cercava, a un certo punto ho acceso il fumogeno. Mi hanno visto, mi hanno fatto passare, arrivo, la maestra così, lei chi è? Sto padre. Chi è? Sto padre. Sono venuto a prendere il bimbo. Ce l'ha la delega? Non ho capito. La delega. Ci serve la delega. Quindi se io decido di fare un altro figlio, durante i preliminari, chiamo il preside, dico, guardi, posso andare avanti o serve la delega? No, per saperlo. Donne di tutte le nazionalità, alcune donne, io adoro alcune donne con il velo, no? Perché si vede solo gli occhi che sono l'espressione della vita. Le donne di altri paesi qua e nostre invece. O devo dire, certe smandrappate, perdonatemi, ho dovuto dire. Questo non ce l'hanno qua, ce l'hanno qua. Alle 8 di mattina già tutte truccate, minigonne, calzarete con i tacchi. Che io apre volte dico, ma sono venuto a prendere il figlio a farne un altro, no? Perché noi per i figli facciamo di tutto. Non solo lo andiamo a prendere a scuola, ma ci dobbiamo organizzare la vita in base a impegni dei nostri figli, perché lunedì lo porti a calcio, il martedì la femminuccia a danza, il mercoledì il corso di chitarra, il giovedì il nuoto, il canto. Prendete a fine settimana o lo porti a Italia's Got Talent e dici, guarda ragazzi, è pronto, se lo volete vedere. E mio figlio, il bello che il mercoledì c'ha lezioni di catechismo. Io non lo sapevo, 2 anni dura il catechismo. Che io al parroco gli ho detto, scusi, 2 anni? Sì, 2 anni. Dico, ma il giorno della comunione l'ostia la deve prendere o la deve dare? No, perché mi è venuto, ma io me ne ero accorto. Me ne ero accorto perché mio figlio la domenica si vestiva di bianco, si affacciava alla finestra della cucina e parlava con gli amichetti. Pampini, fatti bravo. Mia moglie dice, hai visto nostro figlio, è un angelo? Dico, no, è un angelus, non è un angelo. Nostri figli che praticano ogni tipo di sport, e noi facciamo sport, c'avevamo i muscoli atrofizzati. L'unico sport che facevamo era quell'ora di ginnastica a scuola. Mi ricordo quanto era bello, perché l'ora di ginnastica tu facevi la terza media, già le ragazzine sviluppate con queste magliettine bianche, con i calzoncini, e il maestro le faceva mettere sedute, faceva divaricate le gambe, chiudete, e noi taglie maestro, sei, taglie, taglie maestro. Ma anche noi facciamo ginnastica, facciamo questo qua, vedete? Me lo fai vedere? Vedi tutti, oh, che il quadro svedese, che praticamente ti insegnavano a salire dentro a delle finestre, ad arrampicarti per entrare dentro a delle finestre, e questo tu lo insegni a Roma Sud. È normale che ogni giorno si facevano 2 appartamenti, è normale, gli ha insegnato te.
Però qua devo prendere un momento di pausa, perché dopo il quadro svedese facevamo la pertica e facevamo i fighi, perché la ragazzetta le guardava e salivi su a 200. Ora quando arrivi su, il problema è se te sudava nei mani, arrivavi giù. Io un giorno sono arrivato giù, sentivo puzza del bruciato, dico ma che è? Vesciva il fumo da qua sotto, dico Dio che è? Beh, cardaroste proprio, cardaroste. E lì capivi perché il palo era di castagno, perché dai e dai. Infatti mia mamma, quando c'avevo l'ora di ginnastica, mi metteva i mutande di cartoccio, dice proprio il cartoccio, mi diceva, mettete il cartoccio a mamma. E ho capito perché a Milano li chiamano Maroni. Ora i bambini per fare calcio, l'hai visti? I bambini hanno 6 paia di scarpini, quelli per l'erba, quelli per il sintetico, per la pozzolana, quelli per, che ne so, per il parquet indoor. E vedi tutti questi genitori dentro i negozi de sport, smettetela, 25 minuti in ginocchio così, guarda come ridete, guarda, a sentire se la punta dell'alluce sta precisamente a 1 centimetro dalla punta dello scarpino, perché non si è mai che con il calzettone, ma vattela a comprare da un'altra parte, mi piace un nervoso e basta, su. Io c'avevo i scarpini dei miei zio, 2 numeri più piccoli. Io pure c'ho 1 centimetro, ma che mi scia fuori però? Con unghia così? Mi scia fuori dallo scarpino. L'alluce, una volta arrivato il pallone, ma si è appuntato, sai come ho fatto? Go? Tipo meta così, go! I calzini, no, il calzino deve essere aderente. Ma dai, ci siamo impazziti, Il calzino deve essere aderente, noi i calzini, quelli che ci giocavi a pallone erano quelli che ci andavi a scuola e ci facevi la comunione, che ci scivi con tuo padre. Se disgraziatamente li bucavi era la fine, perché mamma non te rammendava il buco, ti piegava e ti cuciva, che erano diventati 6 numeri più piccoli. Ma perché mi dici così? Ma perché a pagnottella? Perché? A panino? Perché? Adesso il bambino fa freddo, mettigli la termica, la Slim Fit. Ah, noi c'avevamo la Slim Fit, te salvavi se già c'avevi i peli sul petto a 13 anni, quella era la Slim Fit. Se il nostro signore maestro ci ha fatto con i peli, ci sarà un motivo, no? I palloni per ogni situazione, c'è il pallone a rimbalzo controllato per il calcetto, il pallone numero 3 per i più piccolini, il numero 5 per i più grandi. Anche il nostro era il numero 3, ma erano i grammi. Pesava 3 grammi. Se disgraziatamente lo tiravi forte, dietro ai nulla andava a finire. Noi un giorno l'abbiamo tirato di quattro e sono spariti in cielo. A un certo punto è scesa un'astronave, ha atterrato sul quartiere, si è aperto il portellone, un extraterrestre, avete rotto i coglioni con questi palloni. Per questo sono diventati verdi, da rabbia, perché di natura gli extraterrestri sono bianchi, hanno la pelle come la nostra. Vogliamo parlare che i genitori vanno dentro ai negozi di sport e dice, senta, sulla maglietta può stampare a mio figlio il nome, il cognome, il numero? 20 euro. Noi avevamo solo le magliette de lana, e il numero non c'era perché non esisteva il mister, o decidevi te che numero comprate e andavi in merceria e te lo compravi e mamma te lo doveva cucire. Vedi che annuisce. Io che ho fatto? Giustamente il numero lo decido io, mi sono comprato il 10, vado a vedere la maglietta, ma ho attaccato 0-1. Dica mamma, ma che va attaccato 0-1, guarda. Oh, ma ha dato così. Ma ha dato prima lo 0 e poi l'1. Hai capito che non tanto. Mi madre si mozzica le dita. C'era un nervosismo prima, le mamme non è. Mi madre se staccava le dita e sputava. E dopo un mese gli crescevano come i salamandri. Non potevi fare niente. Un nervosismo, si augurava una morte, ma perché il Signore non me se porta via? Guarda, non vedo l'ora di morire per vedere quello che fate, guarda. Che il nostro Signore dice, oh, fa ma campa apparecchio, questa viene su sabbia con noi, oh, mi raccomando. Quindi 0-1, sono stato 4 anni in panchina, 4 anni. Dico, come fai entrando, dove vai? 0-1, dove vai?
Invece se è una femminuccia la devi portare a danza. E domenica mattina il saggio di danza inizia alle 9 spaccate. Oh, spaccate, a danza. Jingle bell, jingle bell. Perché quel giorno non c'è solamente il saggio di tua figlia, ma di tutta la scuola. Il bello è che tu stai lì 4-5 ore per vedere tua figlia che entra e fa relevé, je devais, alimorté, ciao, sì, sì. Così. Che ti sei distratto un attimo, dice, te ci da poco entrata, dove? Dove? Ho fatto questo, questo ho fatto. Anche perché non la vedi, è l'ultima. Hanno messa dietro, oh, dietro a 300 ragazzini. C'è stata 2 anni sulle punte, mettete adesso così papà te vede, no? 5 ore di saggio. Avete capito perché si chiama saggio, no? Perché dopo 5 ore ce diventi, stai così, eh? A un certo punto c'era la guest star. È arrivato Roberto Bolle a Roma. Appena hanno visto con statuta aderente, con... oh. Uno così, ma che? Ma quelle bulle, eh? Uno dietro, la deve scolare però, eh? Come zitto? Se vede il rigatore, non lo vedete, oh, te stai zitto, te la fa la figuraccia. Ma se bolle. A bolle, butta giù la pasta che scopo. Ci siamo fatti riconoscere subito. Ora, mentre le mamme sono emozionate lì nel vedere le figlie, si è fatto 12:20. I padri così. Oh, c'è la partita. Mancano 10 minuti, c'è la partita. Metti su DAZN. Su DAZN, sapete DAZN, no? Quel canale che ti fanno vedere niente, praticamente. Tu paghi 9 euro senza vedere le partite. Cazzo, già, beh, sono 9 euro. Cioè, ma se vedono, vabbè, 9 euro che niente, dai, pure per non vederle, 9 euro è poco, cioè, non è che... Ad un certo punto tu stai vedendo la tua squadra, stanno 0-0, il tuo centravanti stoppa il pallone, scarica sulla sinistra, cross al centro, sta per colpire la destra, via linea. Ritorno dopo 10 minuti, stai a perdere 3-1. Vabbè, stanno l'azienda da zona, veramente mi ha invitato al Capodanno, abbiamo festeggiato il 2017, pensa.